Salve ragazzi, per la prima volta un juventino si farà la barba in diretta. Barba in diretta. Prima si prende la schiuma, si schiumazza. Cazzo, mi sono dimenticato l'anello. A Torino. Porca zozza di Eva. Si fa così. Va buono. Schiuma. Sì, serve un po'. Credi una storia, però ci sta. Poi riempire la cosa da. Prende sempre una lametta bicchi. Cominciare l'incisione. Quella io, bianco nero, la bella signora. Ale la Juve, la Juve, la Juve, forza la Juve, la figa Juve. Notte di Coppa Campioni, notte che non finirà mai. Quanto è l'emozione per noi, tu condonisci per noi. Tutti allo stadio a sognare. Con lo sbaglio di un gol, un gol! No, 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 no. Comunque, ragazzole, domani mi devo fare porco, perché domani si inizia ad andare al mare per vedere le chiappe a mare. Ragazzi, come trascorrerete questa estate? Li vedrete gli europei? Vedete gli europei? Io forse sì, forse no. 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 Sicuramente vedrò la prima partita. Se vedrò che l'Italia farà schifo, non la seguirò più. Ma non perché non sono italiano o perché non mi piace la maglia azzurra. Perché penso, essendo che l'Italia sta parlando di una nazione, che sarebbe la nostra nazionale italiana, dovrebbe fare buona figura. E mi sembra che questa buona figura, quest'anno, sinceramente, con quelli che ha convocato Mister Conte, non la faremo. Questo è il mio parere, no? Giustamente poi ci saranno pareri e discordi che non so. Sto prendendo la lacca. Dove cazzo è la schiuma? Oh, schiuma! Ecco, qua c'è la schiuma. Di nuovo risguacciare. Spopperare la schiuma. Però è la prima volta. Penso che una persona si fa la barba in diretta a YouTube. Oramai sto spopolando, sto diventando un po', diciamo, pazzo. Come mi chiamano infatti, il mio nome è Pazzo Juventino. Comunque, questa qua della barba in diretta non la dovevo fare, perché sono stato costretto, ho perso la scommessa. Mi sono dovuto fare la barba in diretta. Stavamo dicendo la nazionale italiana ti convoca. Oh, bonna Cristo cielo, bonna. Chissà quante smadonnate dirà Gigi Buffon per questo qua che ci sarà. Oh, bonna. Sì, che forse neanche una partita si farà, neanche qualche minuto si farà, però convocare Obon è come dire, o se giocherà a titolare è come dire partire dallo svantaggio, cioè 1-0, è come giocare con un uomo in meno con Obon titolare. Sì che i titolari sono Bonucci, Chiellini e Barzagli e basta. Questi saranno i titolari dell'Italia. Bernardeschi, mi piace tanto Bernardeschi.
A voi il commento chi potrebbe vincere questo europeo. Io ho scommesso con amici che vincerà di sicuro la Spagna. Ho scommesso una pizza per 12 persone più 12 granite. Perciò speriamo. Invece un amico mio ha scommesso l'Italia. Perché lui è tifosissimo di questa benedetta Italia. Ma io non c'è che non ce l'ho con l'Italia, anche con l'Italia perché non sono italiano. Perché c'è differenza tra non essere italiano e non tifare una squadra perché non ti sa più emozionare. Da qualche anno questa nazionale non ti fa più emozionare come ha fatto sempre. Purtroppo è lavoro verità. La bruta verità non ti fa emozionare più come sempre. Poi una cosa che non mi è piaciuta è stato che hanno dato il numero 10 a, come cazzo si chiama, Thiago Motta. Thiago Motta numero 10. Ma mi ricordo i numeri 10 di Baggio, i numeri 10 di Del Piero. Mi è ora arrivati Thiago Motta numero 10. Che bestemmia, che bestemmia. Comunque ragazzi, la babba è finita. Spero che. Ma lasciate per quanto è finita, perché adesso non è bello, dopo farò un altro video. Iscrivetevi al mio canale, è sempre solo Forza Juventus. Ciao!